Angelo, parliamo di separazioni. Probabilmente uno dei punti più dolorosi è la questione della casa. Per esempio, se nel caso di una separazione in una coppia c'è uno dei due coniugi che ha tradito, cosa succede? Sai Lorella, l'assegnazione della casa non è una misura sanzionatoria per chi viola i doveri del matrimonio, né è una forma di sostentamento economico per il coniuge più debole. È semplicemente una misura che va a tutelare i figli affinché non abbiano un ulteriore trauma derivante da un eventuale trasloco rispetto già a quello della separazione dei genitori. Quindi la casa va a finire al genitore semplicemente che si prenderà cura dei figli, cioè il genitore con cui i figli andranno a vivere. Quindi se questo è il padre, la casa finisce al padre, se questa è la madre, finisce alla madre. Il fatto che nella gran parte dei casi i giudici danno i figli alla madre ed ecco che la casa segue la madre. Poi c'è una battuta, no? In cui solitamente si dice per non avere problemi è meglio non sposarsi.